Allora, buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Per chi non mi conoscesse, io sono... Sto per buttare giù il vaso. Sono Chiara, ho 24 anni e mi alleno a casa da 2 anni. Non ho mai fatto tanto altro, ho fatto qualche mese di palestra, ma poi ho dovuto smettere per motivi di salute, ma se volete conoscere meglio la mia storia, vi lascio il video qua e lì ne parlo meglio. Comunque, questo video... È un video che ho pensato di girare da un po' di tempo perché ho smesso di allenarmi per un mesetto causa ultimi esami e insomma, ideazione in scrittura della tesi perché mi sto per laureare. Quindi, diciamo, ho deciso, dato che comunque l'allenarmi, io mi alleno a casa, quindi perdo molto meno tempo rispetto a chi magari va in palestra, che trova traffico, deve aspettare che gli strumenti si liberino, cose del genere. E ci metto meno tempo, però, dato che comunque pubblico spesso un po' di pezzi di allenamento su Instagram, ciò mi porta via comunque del tempo perché fai il video. Montalo un attimo, mettilo su Instagram, bla bla bla, mi fa perdere del tempo, quindi ho deciso di fermarmi e di concentrarmi sostanzialmente solo su solo sullo studio. Non è stato difficile per me. Adesso comunque risponderò a delle domande perché ho chiesto per fare meglio questo video di farmi voi delle domande su Instagram per quanto riguarda questo tema. E infatti mi avete scritto in molti. Adesso queste sono le varie screenshot. Ad esempio, questa ragazza mi ha chiesto come ti rapporti con la fame nervosa, soprattutto nei periodi di tensione e studio. Allora, quest'anno per me è stato un anno molto molto diverso rispetto all'anno scorso, me lo ricordo perfettamente. L'anno scorso, nel periodo mi pare fine novembre, ho iniziato a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, che infatti un po' mi ha sconvolto. Per chi mi segue da tanto tempo forse se lo ricorda, ho iniziato a smangiucchiare la notte. Mi alzavo durante la notte per andare a fare la pipì e andavo a prendermi un biscotto, due, e una volta ho mangiato anche un po' di panettone, cioè mai nulla di esagerato, cioè non 10-15 biscotti, ne mangiavo un paio e basta. Oppure se ero dal mio ragazzo, che ha più schifezze merendine, oppure ha delle paste del bar, andavo a prendere un pezzetto di brioche. Questo non mi ha turbato tanto all'inizio, però dopo che comunque ho preso del peso, perché oltre alla sera smangiucchiavo anche un sacco durante il giorno, è una cosa che poi mi ha iniziato a traumatizzare e ho cercato di impormi di non farlo più. Cioè, mi alzavo per andare a fare la pipì, non andavo a prendere da mangiare. Piano piano ce l'ho fatta, poi questa cosa è svanita anche da sola e quest'anno non si è proprio ripresentata assolutamente. Cioè, se proprio ho fame, che mi brucia lo stomaco, mangio qualcosa. Però se è una voglia, la gestisco. E comunque non mi viene più quella voglia. Per quanto riguarda la fame nervosa, sempre l'anno scorso ce l'ho avuta tantissimo e infatti questo mi ha portato a un aumento di peso più o meno di 3 kg, ecco. Sicuramente è stato quello lì perché oltre al piano alimentare che seguivo, quindi a tot che dovevo mangiare, ci aggiungevo anche tutti gli stuzzicamenti vari. E solo che stuzzicare spesso non ti rendi conto di quanto stai mangiando e magari mangi anche 500 calorie in più, che uno dice non sono tante, ma se tu hai un piano alimentare che prevede 1400 calorie, arrivi a 1900 calorie, 500 calorie in più. Sta di fatto che quest'anno mi è tutto completamente cambiato. Quest'anno diciamo che il cibo per me è proprio una cosa a parte, cioè non mi frega niente, nel senso se ho fame mangio, se non ho fame non mangio. Infatti mi è capitato un po' più verso l'autunno, perché comunque con l'inverno ho un po' più fame, che non so, la sera proprio avevo lo stomaco chiuso, oppure proprio non me ne fregava niente di mangiare e saltavo la cena oppure mangiavo un po' quello che trovavo, cioè senza, cioè fregandomene proteine, carboidrati, grassi. Non avevo voglia di mangiare, non mangiavo. Secondo me questa cosa no, è molto importante. Tralasciando casi in cui comunque poi questa cosa si prolunga e non mangiate più, ovvio, quello non ci deve essere. Però se qualche volta non avete fame e volete saltare un pasto, non succede niente, eh? Il metabolismo non si blocca. Comunque, per quanto riguarda la fame nervosa, quest'anno non ce l'ho più. Cioè, assolutamente zero. Le quantità dei pasti sono rimaste le stesse di quando ti allenavi. Allora, più o meno sì, perché più o meno mi faccio 40 grammi di farina, avena, insomma di cereali al mattino, 70-80 grammi di pasta a pranzo e a cena mangio un po' di pane o un po' di fette biscottate o gallette, quello che è, soprattutto il pane in questo periodo mi piace senza pesarlo.
E per quanto riguarda le quantità, allora, diciamo che non allenandomi, bruciando di meno, il mio corpo evidentemente richiede meno, ha richiesto meno cibo. Ora, non dico che studiare non è comunque un'attività che porta a un dispendio di calorie, però cioè non è che avessi tantissima fame stando comunque in casa tutto il giorno. Al massimo facevo una passeggiata e andavo dal mio ragazzo al bar, una mezz'oretta di passeggiata, ecco. Però ho notato che avevo un pochino meno fame, soprattutto negli spuntini, il spuntino della merenda. Non è che avessi da dire proprio un vuoto di stomaco, adesso lo butto giù sicuro. Non avevo vuoti di stomaco da dire, oddio, devo mangiare. Magari arrivavo un po' verso le 6:30, un po' di fame, e poi io di solito ceno alle 7:30, mangiavo un po' di frutta, un po' di mandorle. Diciamo che i miei spuntini principali ultimamente sono frutta e frutta secca, quando soprattutto sono fuori, che sono comodi, vado dal mio ragazzo, le mangio lì. Se sono a casa magari ho più voglia di prepararmi qualcosa, un po' di yogurt con cioccolato fuso sopra, frutta e frutta secca, ecco. E, o se no, cioè, non mi interessa più di tanto. Quantità forse sono un filino diminuite, ma non perché io abbia voluto, perché il mio corpo non ha richiesto magari quelle quantità che mangiavo prima. Ora che sto tornando ad allenarmi, magari vi dico, vi so dire se mi ritorna un po' più di fame, ecco. Un'altra domanda: com'è possibile riprendersi dopo una pausa del genere e trovare motivazione? Allora, questa domanda è molto importante perché avevo un pochino di ansia a ricominciare, perché a me piace allenarmi, ma preferisco fare altro, sinceramente. Cioè, preferisco starmi al computer, tipo adesso mi è venuta di nuovo la turba con The Sims e sto scaricando un sacco di oggetti, di vestiti, di trucchi, di cappelli. Se volete vi faccio un video, vi faccio vedere dove scarico tutte le cose, fatemelo sapere, votate. E quindi cioè, preferivo fare altro. Però mi sono detta, Chiara, hai raggiunto dei gran risultati, adori il tuo fisico. Ritorna ad allenarti quel 3 volte a settimana, quella mezz'oretta 45 minuti che vuoi che sia. E allora diciamo in questo modo ho ritrovato subito la motivazione. Adesso mi sono ripresa ad allenare questa settimana, domani ho l'altro allenamento, il terzo. E boh, cioè, così ho ritrovato la motivazione. La mia motivazione sono io stessa, perché ho raggiunto dei risultati. Voi mi dite che ho raggiunto dei risultati, che mi ammirate, che vi piace il mio fisico, quindi questa per me è la motivazione. Poi capisco che non è che a te vengano tutti quanti a dire che hai un gran fisico, quindi capisco che la motivazione non sia uguale per tutti, ma secondo me la più grande motivazione siamo noi stessi. Quindi se non riuscite a riprendere ad allenarvi, guardate indietro, guardate i vostri passi, guardate i progressi che avete fatto. Ovvio, se dovete ancora iniziare è un'altra cosa, e dovete trovare una motivazione vera e propria dentro di voi. Non ti sei sentita in colpa? Allora, no. Perché vi ho detto che per me se non mi alleno sto bene, insomma, sono più rilassata, perché evidentemente un po' allenarmi mi mette ansia, nel senso, tipo, mia mamma mi fa, domani mattina vieni con me, facciamo un giro. No, mamma, mi devo allenare domani mattina, poi ho delle cose da fare, poi il pomeriggio vado al bar da Brian, che ne so. E quindi diciamo che un po' allenamento è sempre un pochino un'ansietta per me. Però, cioè, con questo non voglio dire che non mi piaccia, ecco. Però, cioè, capisco che non sia uguale per tutti. Per esempio, mi avete scritto: io non riesco ad allenarmi neanche per lo studio, cioè non smetterei mai di allenarmi perché devo studiare. Questi sappiate che sono atteggiamenti purtroppo che nascondono dietro un'ossessione. Quindi, cioè, seguo anche gente di Instagram che dice: oddio, non mi alleno, oddio, devo andare via fuori Italia per qualche giorno, non mi allenerò, devo trovare una palestra. Cioè, no. Per me, io non vivo così l'allenamento, l'alimentazione, cioè, per me sono delle cose che sì, faccio con piacere, ma vabbè. Quindi, purtroppo, secondo me dovremmo tutti avere un approccio più rilassato con tutto quanto. E in effetti, quest'anno col cibo io ho avuto un rapporto molto, molto più rilassato. Nel senso che il cibo è passato in secondo piano, cioè, io mangio per nutrirmi. Poi se si va fuori tutto quanto, mangio anche per piacere, ma quando mangio, mangio perché comunque per forza di cose devo nutrire il mio corpo. Ma sono andata ultimamente molto a sensazione di fame e penso di aver mangiato un po'
seguendo un intuitive eating, quello che insomma molti ora stanno facendo. Cioè, io come base tengo il piano che mi ha dato la Fra Francesca Pascuzzo, la mia coach. Più o meno al mattino prevede appunto 40 grammi di cereali, farina, bababà. Poi di solito metto un uovo oppure proteine in polvere per arrivare insomma ad avere un introito di proteine di 15 grammi e tanto, vabbè, ci provo. L'albume, per esempio, non lo uso più. E piuttosto utilizzo un uovo. Poi i grassi ci metto burri, creme spalmabili, olio nell'impasto, cose così. Poi arrivo fino a pranzo, magari mangio un pezzettino di frutta se mi sono allenato, anche se non mi sono allenata, se ho fame lo mangio. E a pranzo solitamente ho 70-80 grammi di pasta. Io provo a pesarla da cotta, ma vabbè, cioè delle volte è anche mischiata con sugo, quindi vado ad occhio. Cerco di abbinarci una fonte proteica, 100 grammi di pesce, di carne, di fiocchi di latte, che cacchio ne so, insomma, di tonno, solo che spesso mi riempiono molto. Ultimamente faccio molta fatica, comunque finisco il pranzo che sono molto piena, quindi non mi godo neanche più tanto i pasti fino all'ultimo, perché comunque sento che devo mangiare per forza. E quindi per esempio anche a pranzo se mangio un piatto completo con proteine e carboidrati faccio fatica ad aggiungerci anche della verdura perché mi riempirebbe troppo. A merenda, come vi ho detto, sono molto orientata su frutta e frutta secca ultimamente, cose così, oppure delle volte mangio anche lo yogurt, ma non ne ho sempre tanta tanta voglia, perché comunque lo yogurt greco mi rimane sempre un po' sullo stomaco. A cena solitamente mia mamma fa o carne o pesce al forno, oppure non so, qualche affettato, mangio dei burger vegetali. E poi c'è, cioè, fino all'anno scorso e l'altro anno scorso mi facevo una porzione di riso la sera. Adesso non c'ho più voglia, mangio il pane, mangio le gallette e buona. Delle volte comunque, soprattutto la sera, non ho tantissima fame. Cioè sento che il mio stomaco ha fame, ma io non ne ho voglia di mangiare. Comunque vabbè, mangio. E magari non mangio tantissimi carboidrati, cioè il pane ne mangio un pochino e magari dopo cena, dopo un'oretta, mi viene voglia e mi faccio fette biscottate con la Novi oppure mangio un paio di biscotti. Quindi insomma, se sento che non ho mangiato tantissimo a cena, dopo comunque un po' di fame mi arriva e mangio qualcosa. Tipo ieri sera mi era venuta una gran fame, a mezzanotte proprio mi bruciavo lo stomaco, mi sono mangiata un paio di fette biscottate con la Novi sopra. E cioè, ho capito che, cioè, dobbiamo star sereni, ragazzi, cioè non si può vivere la vita intorno al cibo e intorno all'allenamento. E purtroppo Instagram non aiuta. Instagram proprio vi manda in palla. Quindi, cioè, secondo me dovremmo tutti allontanarci un po' da Instagram. E lo dico, e purtroppo in questo modo potrei perdere, gente che mi segue. Oppure, insomma, dovete cercare di tenere le cose, affrontare le cose con più serenità, come per tutto quanto nella vita, ma dato che io sono nel settore cibo-allenamento, vi parlo di questo, ovviamente. Quindi, cioè, cercate di allontanarvi il più possibile da tutte queste fisse, da tutte queste paranoie. Cioè, io da quando, cioè, non è che mi sono imposta, è arrivato da solo quest'anno questa cosa, da quando anche appunto mi importa di meno del cibo. Stuzzico anche molto di meno e mangio quando ne sento la necessità. Oh, raga, è il primo anno da quando ho iniziato comunque ad allenarmi e a controllare il cibo che non mi gonfio in pancia. Vi giuro, io non sono più gonfia da quasi un anno. E l'anno scorso ero sempre gonfia, sempre avevo una pancia che se trovo delle foto ve le lascio qua, comunque delle volte l'ho anche pubblicate su Instagram. Quindi vi giuro che lo stuzzicamento, vi posso assicurare che vi gonfia tantissimo e poi lo stress che si crea dopo che vi sentite sempre gonfie, pensate di essere gonfie, vi fa gonfiare. Ho fatto anche un video sul gonfiore, ve lo lascio qua. E appunto poi sono rimasta stabile nel peso, ho riperso quei 3 kg che ho preso l'anno scorso, adesso sono 54, 53 e mezzo, non mi ricordo, vario un po', comunque un po' sempre anche io. E soprattutto non ho preso peso in questo mesetto che non mi sono allenata, perché comunque l'introito calorico evidentemente che mangiavo non era un surplus, andava bene per quanto comunque il mio corpo brucia e tutto quanto, quindi niente ragazzi, cosa vi devo dire? Cioè,
Il consiglio più grande che vi sto dando, che voglio che vorrei che tutti quanti applicaste nella vita, è quello di cercare di lasciare andare tutte queste fisse del se non mi alleno, Dio ingrasso, se non mangio bene, Dio ingrasso, se non calcolo tutto quanto, Dio ingrasso. No! Ingrassate con questo stress che avete addosso e con questa fissa. Quello fa ingrassare, quello fa gonfiare. Comunque vi lascio qualche immagine intanto che parlo del magari di me come sono adesso, di come ero prima di smettere di allenarmi per questo mesetto e niente. Non ho visto perdite, perché comunque, ragazzi, un mesetto non è che se comunque vi allenate da del tempo non vi fa perdere nulla, cioè. Quindi è facile anche riprendere subito il ritmo. Detto ciò, spero che questo video vi sia stato utile e è molto importante per me questo video. E quindi spero veramente che possa dare una mano a distaccarsi un po' da tutto quanto. E detto ciò, noi ci vediamo al prossimo. Se vi è piaciuto lasciate un like per favore e buon commento. Ciao!